Tutte quelle persone che sono tornate nel famoso weekend di ormai 15-16 giorni fa in Puglia, stanno osservando la quarantena. Lei è fiducioso su come è stata, come dire, come si sono comportati i suoi concittadini tornati in Puglia in massa? Lei stesso ci dice qui, si disse qui in trasmissione, delle cifre abnormi del rientro dei pugliesi. Sono ritornati dal 26, 29 febbraio 27.100 persone, però ieri sera ne sono tornate solo 39, nonostante molti di loro siano stati licenziati e abbandonati nei comuni dove si trovano senza nessuna risorsa. Stiamo provando a fare l'anagrafe di tutti i pugliesi dispersi nel nord Italia che chiudono persino le residenze delle aziende, non gli danno più lo stipendio, non gli pagano più gli alloggi. E non possono neanche rientrare a casa. Quindi stiamo provando a far arrivare loro un po' di soldi per sopravvivere. E sono migliaia, credo, le persone che con la chiusura delle fabbriche e dei cantieri non sanno dove andare. Dopodiché, credo che in Puglia stiano rispettando le regole in maniera abbastanza severa. Non ci sono situazioni particolari, né abbiamo, per il vero l'impressione che, ci siano, diciamo così, delle accelerazioni dovute al loro rientro. Quindi teniamo insieme questi elementi, li custodiamo con prudenza. Quello che è certo è che, questo è un problema che riguarda tutte le regioni del sud, i numeri bassi, sinceramente, credo che non abbiano una spiegazione epidemiologica razionale, sono ancora bassi, però se la Puglia, che è la regione più forte dal punto di vista sanitario del Mezzogiorno, No, no, questa è È un'osservazione in questa sacrosanta, condizione, Emiliano. io Ha credo di ragione poter lei, per parlare a fortuna tutti al di tutti momento i se una numeri sono situazione di bassi, ma crisi. tutti noi italiani che veniamo da varie parti del paese sappiamo che quell'impatto al sud sarebbe letteralmente impossibile da sostenere. Questa è la verità dei Però, fatti. scusami, fammi